Turibupu. Come siamo brutti. Buongiorno, buongiorno. Il microfono funziona. Buongiorno. 1, 2, 3. Ok. Ah, musica, scenario. 1, 2, 3. Ok. Perfetto. Volevo modificare qualche scenetta in alto. No, perché mi piace quella. In basso voglio lasciare le constellation, perché innanzitutto durano molto più di 60 secondi e in più c'è tanta scenografia. Volevo introdurre sicuramente la introdurrò, ma in questo momento non è una priorità. Signori, oggi è Misc Day, il giorno della Misc. Mi raccomando a tutti i freelancer, mi raccomando di andare a visitare i padiglioni. Allora, soprattutto prima di iniziare il gameplay, vi ricordo che stasera ci sarà una live molto bagaglio introduttiva. Vi invito a partecipare, a seguirla.
una live non, mi, una, non una mia live, ma una live di Aligos, il leader Solaris, canale ufficiale Aligos Official. Ma tanto è facile, basta scrivere su Twitch, Star Citizen, attivare i filtri, che è una cosa, penso, elementare, lingua italiana, e sarà il primo che vi troverete, perché sicuramente sarà quello con più views, e quindi sarà lui. Fiamma in anteprima, fiamma arancione. E passiamo ad oltre. Siamo già nel menu principale. La musica ci piace. La musica ci piace. Ne approfitto in questo momento, pausa, relax mattutino, per amplificare la mia reputazione, diciamo, la mia reputazione che è stata compromessa, la mia reputazione di salvaging è compromessa. Ma sì, giochiamo su Morph, leader della Giant Leap, che salutiamo. Un'altra org civile, sottolineo civile. Più che altro devo vedere dove stavo, dove ero rimasto. Allora, nel frattempo, no, nel frattempo salutiamo i lurchini. No, no, no. Ritiro e cancello tutto. Salutiamo i bot. No, i lurchini non li saluto. I lurchini li saluto quando dico io. Dove l'ho messa la limonata? Qua. Vediamo un po'. Scatto il mining, ma è come se fosse un salvaging. Allora, vediamo un po' dove stiamo. 18 potrebbe essere, sì, sicuro. Tra una patch e l'altra, fix e l'altro, micro fix, medium fix e l'altro, che cosa fanno? Castrano, anzi no, declassano la reputazione per quanto riguarda i lavori, le mansioni, ok? Quindi in questo caso, oggi rilassandoci, attenzione, rilassandoci, ci andiamo a godere un po' di salvaging. La musica. Beh.
3 Hop Hop Gadget Decascati. Facciamoci una sprite. Ok. Allora. Sono la Dara 18 e il desync fa parte della scenografia. Beh, giustamente. Ma non vi lamentate che eccolo, buongiorno, buongiorno. Sto già a vedere la paint per l'essere fu. Attenzione, attenzione, scegli con molto, con molta pol- Bianca, con molto cioè, par con, con molto par condicio. Celestina no. No, Celestina no, ti ri- anzi sottolineo, io in passato pregiai la la paint della Prospector pur sapendo che è molto comune che voi tutti la pregiate, anche tu ce l'hai la Prospector, la celeste nera, esatto, Thorbringer, cos'è? Che tra l'altro è la più carina, eh sì, quindi sicuramente sarà una di quelle che però che... c'è tutta nera con le strisce gialle tu... ma che cosa? La S, l'SRV SRV sì. Ah, ok. Ma c'è quell'arancione però classico Argo. Capito? Allora, guarda, per ovviamente sono gusti. Io per gusti tutte le navi Argo mi fanno impazzire così come sono, arancioni. È vero, infatti. Poi lì entra la soggettività, attenzione, cioè io, cioè se una nave nasce arancione, io la lascio arancione per un semplice motivo di mia politica di gameplay, ecco. Dai. Ah, sacramento. Grazie Evil Chuck 1978 per la sub. Grazie per, a te. Per 5 mesi consecutivi. Aia. Tra un po' c'è il lancio della ciabatta, A 6 mesi c'è il lancio della ciabatta. Il lancio dello zoccolo duro. No, il lancio dello zoccolo è a 12 mesi. a 6 mesi c'è l'infradito. Ok, io entro e te vengo appresso con la SRV. allora guarda, io il tempo di prendere aspetta, però a questo punto vengo con te così ti do una mano nell'area cargo della Ultra, ti sposto io. Ma sai che ti volevo dire, siccome allora o vengo con la Vulture mia, no, ecco, ti stavo dicendo, se tu vuoi puoi venire anche con la tua Vulture. Perché al massimo io prendo una com'è che si dice, una prendo un'Andromeda, perché a me come a te sicuramente abbiamo la classe declassata, quindi saremo tutte e due a livello inferiore rispetto a dove stavamo prima. Allora scrappa tu e porto cargo io, dai. No, è indifferente, abbiamo tutte e due un cargo disponibile, ci arrangiamo. Porto cargo io. Sì, sì, facciamo una mattinata industriale, ecco. Sì, porto cargo io, tu scrappi. Comunque, se vuoi venire con la cosa, cioè vieni comunque con la Vulture, eh? Cioè non è un problema, anzi, no, capirai, no. Facciamo prima. Soprattutto ricordati di... Ricordati che se hai la Vulture Stock. Volevo vedere pure un po' di cargo da rubare. C'è un po' di Widow, un po' di. Allora, mettila così.
Mettila così, se vuoi venire con una nave cargo, nel senso io adesso appena arrivo allo spazioporto di Area 18, intanto appena arrivo allo spazioporto faccio il claim della Vulture. Quindi hai il tempo di magari claimare qualche nave cargo, esempio Freelancer Max. No, se no, o freelancer o vengo con la C2 direttamente. Come ti pare? Come ti pare? Bella spaziosa, vengo con la C2, dai, la claimo qua a Microtech e ci vediamo. Guarda, tanto sarà una missione civile. Adesso te la. Guarda, ti mando l'invito. Aspetta, aspetta, facciamo tutto da prassi. Evil Chuck. Invito al party. Ok, invitato. Aspetto conferma. Ok, Aspetta. Sono dentro. prendo la missione, qualsiasi sia non mi interessa tanto. Tanto devo fare app pure io, quindi. Bravo, bravo. Salvage. Ok, abbiamo una. Ah, peccato, 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 peccato. Andiamo su personal. Vabbè, su personal levito proprio. No, levito proprio su personal. Preferisco fare legale. Allora decidi Scorpius, 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 Ul A. Per fa Decidi. che? E il salvage. Ah, una Perfetto. bella ulao, ci metti poco. Accettata. Aspetta, sto frizzato. Sì. Vado tipo a 0,3 FPS. Sarà un attimo impiantato. Dimmi quando posso sciare. Ciara, ciara. 3, 2, 1, via. Sperata. Dov'è il posto di salvaging? Dimmelo, vengo là. Arc L2. Vabbè, comunque appena l'accetti ti verrà. Arc Ah sì, vabbè, comunque per spinto. L2. Madonna, oh, New Babbage su sto server va una merda. New Babbage, sono esattamente 2 anni che non visito. Io lo visito soltanto per motivi, ovviamente, per un motivo di. Vabbè, all'IAE sei venuto. Alla? All'IAE non sei venuto. All'Invictus. Invictus, sì, li ho visitati sempre all'ultimo. Sempre, sempre all'ultimo. Purtroppo questa mia. Tu mi confermi che gli FPS sono calanti, quindi. Ah, quando. Diciamo che da domenica vengo. Domenica vengo all'Invictus. All'Invictus all'IAE. Allora, intanto faccio il claim c'è qualcosa che non mi piace. Allora, non ho capito cos'è che mi ha spawnato. Ah, salvage, una missione. Allora, Vulture, Vulture, eccola qua. Allora, 3 minuti e la Vulture è qui. Perfetto. Tre minuti. C'è anche la probabilità, se vado a vedere la mappa, vado a vedere una cosa, Arc L2, ah no, sta qui praticamente. Sì, farò comunque prima io. Sì. Vabbè, 3 minuti. Arrivo subito, 60 secondi. Vai, vai.
Ma cos'è? Forum? Che è? No, che stai a vedere forum? Non ho capito. No, no, no. Che? Sento voci, tipo televisione. Ed è là che ha il cellulare e strilla. Ah, no, no, ma mica perché mi dà fastidio, eh. Attenzione, eh. Non mi interessa, guarda, anzi. Mi sei piantato il gioco? Se stai lì, sì, cioè, stai nella bolla. Angarotto. Ma stai ancora da qua? Stai ancora... no, ti stavo dicendo, guarda, se stai ancora a Microtech, cerca di scappare. Tanto, guarda, è inutile cambiare server. Sì. È inutile. Eccola qua la vultura. Comunque guarda, non c'è sta niente da fare, ma cittadino industriale, freelancer, tutta la vita. Mi spiace. No, no, guarda, saranno gusti, Sono gusti, per carità, Però hai un parco gameplay immenso. Che sì. Immenso. Se mi salisse sulla nave. Con calma, se è Microtech. Ma che, scusa, che hai il... Mica avrei lo spawn a Microtech. Per l'IAE l'ho messo qua. Ah, yeah. Ma lo spawn, non spawn... cioè la tua città madre non è Microtech? No, è Area 18. Ah, ok. Se non ce l'ha top deck non ti piace niente, ti piace solo le pizzette. Sì, ma sì. Pensa che non ha soltanto che c'hai. Ma pensa al tuo? No. Perché qua c'hai la punta. Ma hai fatto te, ma questo ti è venuto dopo quando ti sì, ognuno ha il suo naso, accettiamolo così com'è. Sì, capito, di madre. Brutto naso. Ho fatto top deck, ma è andato al lower deck e non sale, non saprà la porta. Allora, vediamo se dobbiamo cambiare server. No, ti spiego, ho anch'io un sospetto desync. Ok. Ma tanto desync, eh? No, non si accende proprio la nave, non hai capito? Capito come? Allora, sono due le cose. Vedi un attimo se riusciamo a risolvere. Perché io così non gioco. Aspetta. Ah, mi sale e mi scende dalla scala, non mi sale più. Ah, sta, devi salire, non devi discendere. Cazzo. Allora. Adesso mi si è accesa la nave. Vedi un po' se te si è ripreso. No, sono rimasto staccato sulla scala. Mi sale e mi scende. Vuoi andare al menu? Io faccio ancora in tempo, sono ancora ad area 18. Sì, andiamo al menu. Ok, allora, usciamo al menu. Perfetto, al menu. Madonna. C'è Sofì Flight che spacca tutto. Ciao Gigi! Bella Gigi! Ciao Gigi! Qua si improvvisa, ormai siamo rimasti all'improvvisazione dell'improvvisazione. Buongiorno Gigi Bragan.
Sono al menu, Evil, quando vuoi fammi dammi il check. Vai, del leader sei tu. Se vuoi GG fare una tua un tuo checkpoint vocale, ci trovi in generale. Sai che è sempre apprezzato. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Poi se poi sono in loading. Sì, anch'io sono in loading. Poi se poi Gigi ieri sera, vabbè, sicuramente non stavi seguendo bene la live. Ok, sono in game. Adesso non mi ricordo quando. Aligos ha fatto un suo debutto di una canzoncina. Spero che te la vai a rivedere, perché ci serve quell'audio. Eccolo. Buongiorno. Alla Gigi. Buongiorno Gigi. Gigi, sono un portatore sano di SRV ormai. Eccolo. Yeah, grande. Ho fatto tutta una CCV ieri, sono partito dalla Gatter Scout, alla fine con l'SRV, con questa catena, ho risparmiato 24 euro. Grande. Spendete. Ti servono sordi, che Gian ce l'ha, no? Da gennaio scorso ho speso $412. Vergognati. Ecco. Sei una vergogna. Capito? Con quei soldi lì potevi salvare le vite umane. Invece li hai buttati su il gioco di Star Citizen. Capito? Il gioco più scam della storia. Quanto gli danno addosso? Quest'anno penso di rinnovare il pass annuale e il mio supporto fino ad un concreto 1.0, chiamiamola come vogliamo, 4.0, sarà così, poi si vedrà. Per il momento non pregi navi. No, anche perché non perderei un po' il senso poi del gameplay futuro, nel senso che se mi faccio le navi adesso parto già avvantaggiato con tutto e quindi di conseguenza non ho più uno stimolo, tra virgolette, anche se stimoli ne ho ben altri, visto che vado anche con qualsiasi nave giocare in compagnia assieme ad altri, è quello lo stimolo principale, sia chiaro, però ho un concetto un po' diverso, ecco, su questo aspetto qui. Che bello. Nel senso che... Vabbè, tuo diritto. Nel senso che non mi voglio rovinare troppo, ecco. Ma guarda, io ho preso... Ma non è un rovinare, alla fine non è un rovinare, è semplicemente anche il vostro supporto, no? Come l'abbiamo sempre ribadito al progetto, non è l'acquisto in sé della nave. Sì, certo, loro ti danno qualcosa in cambio perché tu fai questa, tra virgolette, donazione, però per come la penso io invece non voglio avvantaggiarmi troppo, quindi attualmente ho l'hangar, che tra l'altro devo ringraziare l'Org perché una nave mi è stata regalata, un'altra anche, quindi su quattro navi che ho, un'altra mi è stata regalata da Star Citizen stesso per via del referral, un'altra ancora, quindi queste due navi qui le posso anche un indomani fare un upgrade e spendere magari con pochi euro per, tipo, che ne so, prendermi, se la mia professione diventerà mai concreta su
Vulture, cioè sul salvaging, mi prendo la Vulture. Se mi piace fare il mining, via con la prospecto, tutto qui. Quindi, ma al momento, insomma. Guarda, io penso sempre a farmi un hangar da freelancer, Andrea lo sa. Ecco. Quindi sempre rimanendo sul mining, trading e salvaging. Quello anche adesso, a parte che la maggior parte delle navi che ti servono per fare il freelancer, per fortuna, o comunque tra virgolette ci metti un po', perché le compri in gioco. Sì, quindi, certo, ti fai una prospetta. Cioè, quello che cioè il mio pensiero futuro su Star Citizen è questo, cioè non acquistare magari una nave adesso per arrivare all'obiettivo nell'acquistarla in game grazie a coop quali andiamo assieme con i ragazzi che magari hanno una nave di partenza che può essere il C2, quindi con il C2 tipo di Andrea, facciamo l'esempio, io faccio da scorta, quindi carico le casse, quindi ci aiutiamo a vicenda, ci dividiamo praticamente il quantitativo di vendita che andiamo a recuperare, e quindi di conseguenza io mi raccolgo i soldi per la futura acquisto in nave, insomma, tutto qua. Quindi un flight ready presto da quelle che ti interessano. Esatto. Okay. Anche se non ce l'avrai ma day one quando partirà un gameplay che sia tipo ingegnere. Sì, esatto, cioè al momento abbiamo visto, no, più volte che partire anche con un'Aurora si può giocare tranquillamente. Assolutamente. Quindi adesso con Aurora puoi giocare, sì sì, poi che tu riesca a fare le cose limitate, vabbè, però cioè tu puoi partire con l'Aurora, puoi fare i pacchi per esempio, e già le missioni con i pacchi ti recuperi armi, armature, Andrea, che tra l'altro puoi rivendere. Oh. E per adesso puoi rivendere ad un terminale, io credo in futuro subentrerà poi la vendita al giocatore, quindi un po' come il market che abbiamo su Escape from Tarkov, per intenderci, no? Certo. Ci sarà una sorta di bancarella sugli spazi porti. Mi venisse un colpo, scusa Gigi. Mi hai fatto bene a dirglielo. Quanto è che sta in streaming il Tenti di partire? Aspetta, voglio sapere. Ah, sono quasi 40 minuti ancora. Sì. Vai sui server australiani. Ma infatti adesso ci vado. No, ma ci vado, guarda. Già stamattina, Australia, via. Sì, sì. Austria, via. Certo, Australia è sera, lì stanno tutti a giocare. No, vai, tranquillo. Dicevi, Gigi, interessa. Boh, mi sono perso, non mi ricordo più. Comunque in ogni caso l'idea che sei tu, stavo dicendo del market futuro, dello scambio degli oggetti che raccogliamo adesso non sarà più, credo, ad un terminale virtuale, ma sarà più uno scambio fisico. Lo si può fare anche adesso, cioè ti appoggio l'arma lì, però credo si possa più integrare sull'aspetto di mercato, che secondo me faranno tipo, cacchio ne so, una bancherella sullo spazio porto dove tu accedi a questo, avrai l'intero market di tutto l'universo dove il tipo fa un'offerta di quell'arma, per dire, e poi tu l'acquisti, e quindi non c'è bisogno neanche dello scambio fisico, ma c'è bisogno solo di una transazione. Boh, la butto lì, un po' come per Escape from Tarkov. Sì, certo. Però, insomma, io veramente sono iper gasato
delle ultime indiscrezioni, indiscrezioni che sono avvenute proprio l'altro giorno a seguito delle future novità sul verso, che sono 3.22 sarà una quality of life patch, con l'aggiunta ovviamente anche di, perché no, aspetta Gigi, ripeti, 3.22 sarà una patch incentrata sul quality of life della, di Star Citizen. Ecco, aspetta, quality, no, te voglio sottolineare, quality of life. Ok, no, questo ti voglio chiedere, di fare una piccola... qualità della vita praticamente. Ecco, sarebbe, ecco, questo. Una qualità del gameplay di gioco, in sostanza, cioè dove riscontriamo attualmente gli errori tipo hangar che alle volte non viene dato, oppure la nave non viene spawnata in modo corretto, sarà incentrata su risolvere i vari errori del gioco, insomma, ecco. Andrea, qua non è l'ascensore, Andrea. Che vuoi? Ha fatto? Ma oltre gli errori anche... Non esco dall'ascensore, vado su e giù dal palazzo, lo guardo da dentro, fuori. Beh, ma tu stai a Microtech, però fatevelo di... Voi state a Microtech. Mannaggia la miseria. Che devo fare? Vado lobby, prendo l'ascensore, sale su e guardo tutto il panorama del New Babbage. E non esce. Lo faccio dorso. Allora, aspetta. Andiamo su... Oddio. Asia, Gigi, che consigli? Purtroppo sta a Microtech. Purtroppo sta a Microtech. Non ci si può... Esca al menu. Beh, ma sta a Microtech perché era il punto di spawn lui, suo? Sì. Ho messo il respawn quasi. Per dire... Purtroppo... L'ultima spiaggia è Asia. Non vi ho chiesto qual era la programmazione di oggi, cos'è che volevi fare? Guarda, io volevo fare un semplicissimo salvaging. Ma sai, sai che significa semplicissimo? sì. Ma d'altronde... Allora, fammi vedere. Facciamo Asia, va. No, aspetta, sono... Aspetta. Sono le 10.39, facciamo USA. Fai USA. Facciamo USA. Ecco qua. Scusa Gigi, dicevi scusami però. No, che sono, sono amante dei bagagli. Io aspetto i bagagli. Quality of life si intende sempre quando fanno un quality of life su programmi o giochi, insomma, quel che si voglia nel termine di programmazione. Vuole dire, insomma, ottimizzare quelle cose che hanno lasciato da parte, tipo quality of life che c'è stato nella 3.21.1 è stata le luci delle navi che sono migliorate, no? Non so se te ne sei accorto anche tu, sì. Che adesso tipo la Nomad punta con due luci distinte, non più in un unico fascio di luce, ma sono distinte le luci. Queste cose qui, quindi l'esempio può essere... anche per quanto riguarda l'utilizzo della torretta quando sei a pilotare la MOL, per dire, no? Che l'hanno fatto nella 3.20 o nella 3.21, mi ricordo. Queste piccole accortezze, insomma, per me... feedback ricevuti dalla community vanno a implementarli. Sì, è assolutamente una cosa che... E ribadisco il fatto che secondo me, da quando c'è stata la comunicazione via scritta sullo Spectrum del buon Cristiano Roberto prima del CitizenCon, lì si è costruito un piccolo gruppo all'interno dello sviluppo di Star Citizen, proprio centrato su questo, sulla risoluzione di problemi e sul quality of life, quindi sui miglioramenti del gioco, e perché questo lo stanno facendo ormai da 3 patch, e quindi vuol dire che c'è un gruppo dedicato solo a quello, finalmente, il che è importantissimo, insomma. Ci
Ci riprovo, eh. Io appoggio a braccia aperte ciò che migliora il gameplay. Non mi sta bene. Per esempio, no, no Gigi, no? Non so se te l'avevo detto la scorsa volta che ci siamo sentiti sul server di Hardcore, che io sto in fissa con il gameplay medico, giusto? Sì. Però gameplay medico lasciato a sé, perché quello che fai adesso è un semplice rescue vivo. Sì, è vero. Quindi leak o notizie su questo gameplay non escono o non so uscire da... No, ancora non c'è stata data comunicazione di questo... Quindi, perché pregiarmi la voce? Per dire uno. Sì, sì, no, è chiaro che sono implementazioni future che si spera, insomma, in un qualche momento... Ah, certo. Che riescano ad aggiungere, no? Sì, sì. Credo che al momento la SIG, ed è l'ulteriore indiscrezione che è uscita l'altro giorno, sia concentrata proprio nel importare tutto quello che abbiamo visto su Squadron 42 all'interno della più, il che richiederà almeno un anno per fare questo, che non è un semplice copia e incolla di stringhe da una parte all'altra, richiede, ahimè, ulteriore lavoro. Quindi l'aspetto, dobbiamo sempre, no, distinguere il lavoro svolto su un single player e il lavoro svolto su un multiplayer. Il lavoro svolto su un multiplayer inserisce almeno 10 salti, diciamo, ok, di ostacoli ulteriori prima di far rilasciare correttamente poi in una patch quello che si è visto nel tipo, faccio l'esempio, Mobiglas, ok, per importare il Mobiglas dall'altra parte è una gara dura, nel senso che il Mobiglas attualmente su Squadron 42 può funzionare correttamente perché si trova in un ambiente chiuso ed è tutto e i comandi che tu gli fai sono dati da comandi che vengono importati localmente dal tuo disco locale, ok, proprio per parole povere. Quindi l'esecuzione che tu fai, quindi quello di aprire la star map, viene eseguita localmente. Importarlo sul persistent universe, quindi su un ambiente multiplayer dove all'interno del Mobiglas devi inserire le missioni, inserire gli eventi creati multiplayer, cioè è un lavoro, insomma, che richiede parecchio tempo. Vediamo se questa metà, come dire, se questo metà gruppone, no, che si è spostato da Squadron 42 a PU riuscirà ad accelerare un po' i tempi nel 2024. E qua dico una cosa io. Ho seguito la live di Aligos, che vabbè, non so chi l'ha seguita, se l'ha seguita. Io quando, ieri sera? No, l'altro ieri, no, ieri sera. L'altro, okay. l'altro ieri non so se ho capito bene che da 2024 inizieranno a lavorare sui moduli, cioè intendi come moduli interni della nave? Esatto, okay. Esatto, nel momento in cui esce la missione. Sì, ecco un attimo. Ma allora, io non ho letto niente in confronto a questo, nel senso che credo non ci sia, ecco, una reale cosa scritta, perché no, le cose non c'è scritte, infatti, non c'è infatti. Credo sia un più una speranza che Alikos molto spesso lo fa, ma lo sì, fa giustamente, esatto. Perché tutti noi abbiamo, insomma, quella fiamma eterna, no, che
e crediamo nello spirito santo di Cristiano Roberto, però credo che sia credo che dobbiamo un po' cambiare rotta ed essere più realisti, nel senso che prendiamo il gioco, io ribadisco sempre il concetto, no? Prendiamo il gioco per quello che è, giochiamolo per quello che è, divertiamoci per quello che è. Le future implementazioni ben vengano, però questo non deve togliere un aspetto nostro di non giocare perché aspetto quello, no? Per esempio, non gioco perché aspetto che diventi quello che abbiamo visto come su Squadron 42. Ed è giusto quello che stiamo facendo noi ad oggi, nel senso quello che stiamo facendo anche adesso, tu, soprattutto io, sto lavorando, tu Ribupu. Io mi sto godendo il gameplay. Bravo. Quindi, questo è lo spirito giusto. Poi, che magari ci sia un calcolo dietro nel dire, ma prossimo anno, visto che hanno detto... Finisci, poi ti dico la mia. Ci può stare, però fin quando non vedo scritto nero su bianco, ecco, io non ci spero troppo, ecco, anche perché mi vado a creare magari un'idea, un hype, quello che vuoi chiamare, per niente, nel senso che poi rimani deluso doppiamente, ecco, quindi l'ho imparato questo su Star Citizen, è frutto di 4 anni ormai di convivenza con questa opera, che io la chiamo opera d'arte, no? E quindi passo la parola. Opera d'arte grezza, dai, diciamola così. Opera d'arte, ma in realtà è un'opera d'arte completa, se ci pensi. Il gioco ha creato Star Engine, il che è una rivoluzione incredibile a livello di engine che ci sono attualmente, no, nel mercato, a livello del mercato videoludico. Star Engine è una cosa che va oltre addirittura ad Unreal, perché se vediamo l'acqua fatta su Unreal 5 e vediamo l'acqua, la fisica dell'acqua fatta su Star Engine, è una roba spaventosa quella di Star Engine, cioè non c'è ancora una fisica, un livello di dettaglio così alto che si è visto. No, ma a prescindere da questo sono tante cose da mettere, sono tante implementazioni da spuntargli alcuni paletti, ok? Alcune cose sì, alcune cose no, alcune cose vanno migliorate, alcune cose vanno perfezionate, per carità. Niente da dire, nessuna critica, io ne ho poche, perché ti ripeto, se uno si gode il gameplay, di critica ne ha pochissime. Ma certo. Una di queste critiche è questa che stai vedendo in live. Io ho una Vulture, volendo potrei usufruire di un tractor beam per levarla dai coglioni, ok? Per levarla dai coglioni, portarla ad esempio a un Evil che ha un SRV, ok? Un carro attrezzi, per portarla in un posto dove possiamo mangiarcela e ricavarne i guadagni. E questa cosa qui mi dà fastidio. Questa è una delle mie critiche che faccio. Basta, stop. Per il resto, sì. c'è un argo. Argo Raft, sì. Ok, messa in doppia fila davanti al mio hangar, no? Io adesso potrei benissimo, tanto è disabitata, io potrei benissimo portarmela via e scrapparmela, tanto è abbandonata, ecco. Qui diciamo in realtà non è un errore, ma è un errore su un errore, nel senso che sì, bravo,
è un errore su un errore, perché qui manca l'implementazione. Poi aspetta, sento casino. No, dicevo, sto facendo un meme, eh. A me non mi interessa, sì, niente. No, ma... no, no, credo sia una limitazione tecnica non ancora implementata, esatto, ma futura, secondo me. Sì, sicuramente. Del rimuovere gli oggetti privi di vita, nel senso, esatto, che questo è una mancanza di implementazione nel rimuovere nelle green zone, come, perché tu in questo momento sei in un spazio porto ed è giusto che ci sia la zona di armistizio, quindi non il poter utilizzare armi, tractor beam, quello che è, proprio perché dovrebbe essere fatta un'implementazione lato tecnica, infrastruttura, nel rimuovere quegli oggetti lì che si trovano e che creano anche ostacoli alle volte, ok? Quindi, no, no, ho capito perfettamente, insomma, il meme della situazione. Si è rotto un bicchiere, cosa è successo? Ma chi è che fa il casino? Chi è che sacramenti. Niente, tutto a posto. Sacramenti. No, no, vabbè, io l'ho buttata lì per ridere. Però no, a me piacerebbe, cioè una cosa che potrebbe piacere un po' a tutti. Nel rimuovere... Eh sì! Certo. Oh, adesso lì c'era un argo... un argo raft, ok. Sì. Non so dove venire, Andrea, me lo dici? Lo... Aspetta, che l'avevo accettata. Aspetta. Accettata. Ok. Share. Sharata. In quel momento lì c'era un argo raft. Ok. Se in quel momento ci stava invece una reclaimer. Una reclaimer. Tu lì non uscivi. Sì. Tu lì non uscivi. Allora lì serviva un SRV, giusto? Più o meno. Sì. Quindi ci sta. Ma sai, ripeto, lì è stato proprio una mancanza tecnica, perché alle volte anche oppure è successo qualcosa che magari l'implementazione c'è, ma non è stata eseguita correttamente. Traverso di questo, ma sicuramente, perché sinceramente nelle scorse patch io non ho mai visto una nave posizionata lì quando apri l'hangar, e credo che di incidenti, insomma, nelle migliaia di persone che siamo, soprattutto magari quelle nuove che si approcciano al gioco, boom, entrano, esplodono, quindi... Però... Piano piano. Sì, vabbè, per carità. Piano piano, sono 13 anni. No, vabbè, aspetta, buoni tutti. Che io ho visto salti da gigante dal 2018, fidatevi. Assolutamente, io dal 2019 ad oggi penso che un passo del genere, neanche un titolo long term che può essere, non so, Rainbow Six, o vabbè, stiamo ovviamente siamo su due generi diversi, però nessun altro titolo ha fatto un passo così in poco tempo. Non... Elite Dangerous, per l'implementazione che hanno fatto degli Odyssey, che è la stessa solfa macinata in una roba diversa, cioè, non ha mai fatto uno sbalzo così generazionale anche in termini proprio di qualità tecnica, qualità visiva, anche loot, no? Queste robe qui, se tu guardi l'Intangible, non è mai cambiato su quell'aspetto lì, mentre Star Citizen lo ha fatto tranquillamente. Poi
se è vero che il prossimo anno avremo tutto il cambio netto di quello che abbiamo visto di Squadron 42 dentro il Persistent Universe, cioè lì hanno fatto veramente una roba che è, che è proprio SC 2.0. loro stavano lavorando a quello, e quello che abbiamo visto non sono gli ultimi due anni, quello che hanno che abbiamo visto di Squadron 42, quelli sono frutto di lavoro di 5, 6, 7 anni, come è giusto che sia per un titolo, insomma. Sto arrivando. Sì, sì, nel frattempo saluto gli amici lurchini. Stanno seguendo. GG, dal 2018 che lo seguo. Ti confermo. Il volta pagina si è notato molto, molto, molto. Per quello che abbiamo visto del trailer gameplay di Squadron 42 non ce lo aspettavamo nessuno, è stata proprio una... Quando esce? 2025? Sì, probabile. Probabile che non... Che non, prossimo anno non... Non ci riescono. Non ci riescono. Ma solo io sarò uno di quelli che non giocherò a Squadron 42? No, io ci giocherò per forza. Io assolutamente. Beh, quello... Vedete la soggettività del gioco? Cosa. Cioè, cosa. Cosa crea? Cioè, nel senso, un universo di giocatori. Cioè, c'è chi punta a un tipo di gameplay, c'è chi punta a un tipo di lore. È figa sta cosa. È figa. Nel senso, a me del gameplay, del single player non mi interessa niente. Perché a me mi interessa. Dal punto, cioè, sono più io, sono uno di quei giocatori che guarda più che altro il lato imprenditoriale, quindi freelancer, giustamente. Poi, pure io, però, sì, però c'è anche il freelancer che dice ok, io però il single player lo voglio giocare, capito? È figa sta cosa, cioè tanti non la guardano sta cosa, però loro sono stati bravi. Ma allora, al di là che io passione tremenda, insomma, che mi porta a giocare qualsiasi titolo, che sia un titolo indie, che sia un gioco AAA, che sia un gioco di calcio, un gioco sportivo, cioè io ho la passione di analizzare, cioè faccio, quando gioco la prima... Posso interrompere? Sì? Evil, scusa. Comunque, se ti capita, Gigi, devi provare il tè, infuso di tè, ananas, zenzero e cannella. Chiudo qua e continuo a parlare. Il teone, zenzero, ananas e cannella. Ok, ah, perché ho speso 60 euro stamattina. Io ne ho speso 21. Sta zitto, sta buono. Sta buono. Sulla via del tè di Firenze ho preso il calendario dell'avvento della via del tè di Firenze. Quello, la tisanina ogni giorno è il dicembre. Cioè, no. Dopo mi sono preso il teone, quello nuovo, Christmas, Very Christmas, che hanno fatto la nuova, il nuovo infuso. Che roba? Aspetta, non mi ricordo più gli ingredienti. Aspetta un attimo. Cioè, intanto che cerchi, cioè zenzero, ananas e cannella. Senti questo, è un tè verde dalla Cina-Giappone, ok? Cina-Giappone, tutti e due, arancia, scorza, quindi scorza di arancia,
aromi Ribes, Ribes rosso, le bacche di buono, Ribes rosso. Buono. Aroma naturale e petali di fiordaliso. Madonna. E ci sono proprio i fiori dentro, È proprio officina. Cioè, è officina. Foglia. Sì, sì, foglie, officina, tutto quanto bio, diciamo, ecco, bio. Una miscela evocativa a base di tè verdi provenienti da Cina e Giappone, caratterizzata dall'aroma ricco del mandarino, frutto tipico della stagione, che farà rivivere il Natale ogni giorno. Aromatica e golosa grazie ai dolci toni di vaniglia e miele, arricchita da petali di fiordaliso multicolore e bacche rosse di Ribes che ne fanno la bevanda perfetta delle feste. Buono! Ed è 100 grammi, insomma, un barattolino. Vabbè, ci fai. E dopo mi sono preso i filtrini. Filtrino proprio fatto a teiera, bellissimo. Bello. e l'altro filtro che è quello con il gingerbread, cioè l'omino di biscotto di Natale. Io che credevo di essere un collezionista perché c'ho la scatola di legno della Twinings con tutti i tè dentro. Ma... che figo! E invece non so nessuno. E il calendario dell'avvento qui aspetta. Filtro. Ah sì, i filtri sono, vabbè, biodegradabili. Cosa c'è scritto? Un regalo prezioso che farà felici tutti gli amanti del tè. In ogni finestrella una diversa citazione, un aforisma, una curiosità sul tè. Ogni giorno un tè, una tisana diversa da scoprire. Che bello! All'interno si trova Rosa d'inverno, Romeo e Giulietta, Bancia fiorito, Marrakesh mint tè verde, insomma anche questo mint tea, Darjeeling TGFOP, che non so cacchio, sì, Fior di Zagara, English Breakfast, Earl Grey Imperiale, Pai Mutan, che è una cosa cinese, frutti di bosco, sogno d'amore, arancio, cannella, vaniglia, finocchio, liquirizia, sweet relax, menta, ginger e lemon. Buonissimo. Madonna, mi sta venendo una cosa, guarda. Curcuma e fiori di sambuco, rosa canina e mirtillo, white Christmas, racconto di Natale, green Christmas, orange Christmas, Christmas is love e Christmas chocolate, che è il top dei top, che io adesso sono fissa con quello in questo periodo. Christmas chocolate è una roba... Madonna, guarda. Ti passo il sito se vuoi. No, ma che sei matto? No. Così si compra tutto. No, io ci già sono, guarda. Sono gli sconti al 30% oggi che è Black Friday. Giusto. No, vabbè. Tu giramelo che io. Aspetta, che vado anche. È gala. Poi basta che dite il mio nome. No, scherzo. Gigi Braga, quello drogato di Teoni. La collaborazione Via del Tè di Firenze, però invece di Hello Fresh è lo tè, è lo tè. È lo tè. Arrivando. Sì. Io non volevo interromperti, però non è che mi ricordo di cosa stavi parlando, perché mi è rimasta in mente... No, io adesso dico l'ultima, poi chiudo la parentesi te. Io ho fatto il passo, quello pro plus adesso, no? Prima era pro, adesso ho fatto pro plus, che è quello di fare il tè matcha. Non so se l'hai mai sentito, che è tradizionale cinese, fatto con il frustino in canna di bambù, che devi star lì a frustarlo per 5 minuti. No. C'è tutto il rito del tè matcha, che c'è proprio fanno solo quello in Cina, nel senso che è in polvere, ecco. Per me quello è fantascienza, non mi metterei mai a fare. Adesso il passo successivo è quello di prendermi praticamente il kimono con il berrettino, quello. Oh. Mettermi
la waifu lì accanto e fare il per la waifu, capito? La Ula non c'ha niente dentro, eh? No, no, ce l'ha, tranquillo. Ci sta, ci sta. Qualcosina c'è. Ha scannerizzato già? Cioè, no, ma indifferentemente io da bravo freelancer non guardo in faccia a nessuno, carico tutto. Carico allora, tutto. No, per carità, però. Hai caricato o dobbiamo caricare qua? E no. Io adesso quasi ho quasi finito di scrappare e adesso ti carico tutto in nave, vediamo un po'. Tanto la Ula è praticamente un bagiggio di scrap. Sì, hanno fatto talmente tanti infusi, hanno fatto giardino oltre le mura, sentiero degli innamorati, lago delle ninfe, isola bella, oasi nel blu, sguardo sulla città. Cioè, hanno fatto una marea di roba. L'ho buttato fuori. Questi cinesi o il negozio? No, no, la via del tè di Firenze, tutte. Ah, ok. Che poi hanno la scatolina decorata, cioè è una roba veramente. Cioè, se devi fare un regalo, vai sulla via del tè di Firenze, gli fai la scatolina, questa qua, Isola Bella, miscela equilibrata di tè verdi, fiori del profumo intenso e vivace di limone ed arancio, dedicato al giardino dell'Isola Bella sul Lago Maggiore. Allora? Sono corsi quasi 400 anni e il lavoro di centinaia di architetti, ingegneri, stuccatori, pittori per dar luogo alla straordinaria trasformazione da semplice scoglio a bellissimo giardino barocco e a terrazze, ricco di piante, di agrumi e fiori rari dove i pavoni bianchi vivono in libertà. Infatti sulla scatola c'è il pavone bianco. Sembra la trama di tipo un Promessi Sposi. No, qui sono, sì, qui c'è un livello di dettaglio, cioè qui è veramente, siamo al top dei top. Tra l'altro costa 4,96, scontato oggi, 50 grammi che comunque tiri avanti un po', perché li metti sul colino, li mette un po' più piccolo. Rosa, ci sono i boccioli di rosa all'interno, ci sono proprio le rose, cioè non pensate a roba tritata, ci sono proprio i boccioli di rosa. Eh beh, sì. Petali di calendula e petali di fiordaliso. Questo è tanta roba. Io sono andato a Firenze e a trovare un amico conosciuto sempre online e ho detto: ascolta, portami alla via del tè. Non me ne frega un cazzo, non voglio. Guarda, non mi interessa un cazzo di vedere l'abbazia. Portami al negozio della via del tè. M'ha portato e sono rimasto affascinato. E beh, bellissimo. Hanno tutti questi barattoloni dove ti fanno proprio il tè. Quando è stato? Due anni fa, penso, mio fratello. Intanto, Avili, se vuoi aprire il cassone dietro, l'hangar dietro, come si chiama? Guardami. Sono già pronto. Ok. E due anni fa mio fratello mi porta a casa per regalo, così, mi aveva comprato. Era stato a Firenze, non ti dico che. Non voglio dirti quando è stato lì. Mi ha portato a casa una busta trasparente di nylon, come la vuoi definire. Dentro c'era. Sembrava che dentro c'erano tutti i fiori secchi. In realtà dentro c'erano tutti. Dentro c'era praticamente una sorta di ingredienti per fare il tè. Ah, ok. Dentro e quelli c'erano... che dopo devi schiacciare, praticamente te lo fai tu, quindi. Cioè erano interi, ancora non. Erano tutto essiccato. Era tutto essiccato. Sì. E mi ha detto: guarda, prendi il. Come si chiama? Il macino. Il coso, quell'affare là, insomma, per. Il batti, sì, non mi ricordo adesso, vabbè. Quello lì che si usa anche per fare il pesto, immagino. Esatto, e lì ti fai il tè con i filtri. Mi ha portato i filtri, quelli tipo usa e getta. No, mi ha portato sia i filtri usa e getta e sia il filtrino, quello d'alluminio. Sì. E lì ti fai il tè e lì sono rimasto colpito dalla qualità, cioè la differenza da quello che compri a un supermercato, il classico. Beh, sì. E quello che ti fa in casa, giustamente. Sì, infatti, assolutamente. Molto. Andrea, che c'hai da bere poi? E ho una cassa di Sant'Agata. Ottimo.
Sant'Anna, noi ci abbiamo come l'acqua. Ah, vabbè, no, vabbè, sì, Sant'Anna. Quella arriva a 100 direttamente. Anzi, guarda, visto che Evil anche lui è laziale come me, ho una cassa di Claudia. Bene. Niente, c'è sta la scala della C2 è bagnata. Ma no, ma prendi l'ascensore, dai. Comunque la lasci la... Vedete l'esempio concreto che abbiamo fatto questa mattina. Star Citizen è anche questo. Battute, scambi. Sì, ma questo deve essere. In realtà è un contorno alle volte, non è neanche il protagonista di gioco. E la differenza le fanno proprio le persone, infatti è per questo che io ribadisco il concetto che Star Citizen lo fanno i giocatori, non lo fa. No, sì, è chiaro che lo fa anche la Sega, nel senso che. No, ma però. Maggior parte siamo noi a costruire il gioco e come lo giochiamo. Allora, tanti sfruttano il gioco per un tipo di gameplay, c'è chi lo sfrutta in un altro. Ecco qua. Sì, torniamo al discorso mio, che alla fine l'importante è creare una piazza dove... Anzi, io a volte cerco qualcuno, magari come un Gigi, come un, non so, un Alikos, come un chiunque sia, insomma, per dire la sua sul titolo. Se muove. Niente, il titolo fa schifo, io gioco a Starfield in questo ultimo periodo. Ecco. Mamma mia, mio cugino l'ha proprio... Mamma mia, ragazzi, Non mi piace parlare male di titoli, soprattutto se i titoli di cui mi parlano io non li ho giocati. Ma non è che non li ho giocati perché non mi piacciono, li ho giocati per mancanza di un discorso di tempo e soldi, nel senso non compro un Starfield sapendo che non ci giocherò mai. Che cazzo? E io sono completamente l'opposto di te. Compro la roba, dopo non ci gioco. No, io non la compro perché... No, io in passato l'ho comprato. Io ho comprato Starfield, allora l'ho messo. Cioè, ma no. Perché c'è Tassiedi, certo. Ma io l'ho ripreso questa settimana perché è uscita la patch di ottimizzazione con Nvidia DLSS, quindi finalmente chi ha una scheda Nvidia può giocare con qualche FPS in più, insomma, non che prima io avevo preso una mod per fare questo. Ecco, no, adesso è proprio uscito ufficialmente la patch e niente, cioè, ho ripreso il gioco, ho fatto qualche missione. Cazzo, missione non ho mai provato e questa io cosa. Trovo interessante Starfield perché se arrivi da una serata che ti hanno distrutto lavorativamente parlando eccetera eccetera, ti butti lì, fai la tua missione, ne fai anche una sola, vai tranquillo che in 10 minuti, un quarto d'ora la fai, poi vuoi continuare, non vuoi continuare, libertà tua, nel senso che mentre Star Citizen, se dici stasera gioco Star Citizen, ci vuole un'ora di preparazione e un'ora forse di gameplay, se tutto va bene. Non hai detto Andrea oggi, cioè a parte i problemi del server. Sì, capisci che sono due prodotti totalmente diversi, no? Entrambi io li definisco opere, nel senso che quella di Starfield è un'opera completa, quella che stiamo vivendo invece di Star Citizen è un'opera work in progress. Però io gioco ed entrambi, nel senso che non... Poi certo, ho il periodo magari che gioco di più a Star Citizen, infatti dopo aver visto il Citizen con
mi hanno dato una batosta che mi ha fatto giocare solo a quello nell'ultimo periodo. Però trovo entrambi interessanti, nel senso che io l'ho spostata, non volendo l'ho spostata. Col tractor, guardalo. Porca troia, ma che cazzo lo sapevo? Scusate la parolaccia, ma che cazzo lo sapevo? Cioè io sposto le navi con un fucile. Il tractor lì sì. Cristo di Dio. Guarda che se ti metti anche con 2-3 sposti completamente la nave anche a distanza. Adesso ho capito perché costa 19.000. Quanta che roba! Oddio, non volevo, ma l'ho fatto. Vabbè. Vabbè, nessun problema. Insomma, te la sei avvicinata. Questa è la Ulla, sì. Sì, no, vabbè, la Ulla è un che. Cioè, oddio, dico io piccola, ma in realtà non è piccola, proporzionata, non è un cristiano. Un essere umano. Questa tanto di cristiano, perché poi dopo qua partono i. Dove vai? Dove metto? Vieni qua, vieni qui. E quindi così. Tu questo fine settimana come sei messo, Andrea? Sabato mattina ci sono. Okay. Domenica mattina. No, aspetta, sabato mattina ci sono sempre 50 e 50, passivo 50, attivo 50, 50 e 50. Ah, ok. Ma te circa brutto. No, io passo, aspetta, io appena passo al coso, perché non sono... Guarda, lunga vita al tractor bin classico, mi dispiace. Adesso questo weekend vedo di organizzarmi qualcosa, qualche live magari organizzato. Buone pomeridiane. Sì, beh, quel format lì, diciamo, che lo chiamo format ormai perché è diventato un format, è più andare a braccio, nel senso che non vado organizzato più delle volte, insomma, non è tutto, non dico come ai miei livelli, però sì, è una sorta di no è come stiamo facendo adesso, nel senso sì. Non c'è nulla di male, anzi. Non mi voglio neanche reputare uno streamer alle volte, perché non mi si addice, ecco, quello l'aggettivo lì. Non sono uno streamer, mai lo diventerò, e non lo voglio neanche. Vieni un po' qua, vieni un po' se te la sporra a te. E quello che faccio è più un creare contenuti, ecco, content creator, sì, quello mi piace. Vabbè, siamo, dai, su, nel nostro piccolo. Sì, content creator, insomma, della community di Star Citizen italiana. No, ci sta. Finito? Sì, finito. Sto prendendo questo copper. Che io non vedo. Infatti neanche prova a prendere questo bauscia. Quindi vediamo, dai, vediamo che da farsi. Vabbè, sì. Poi che c'hai? Ce l'hai addosso, non farà bene. Eh? Ah, scusa, Gigi, ci do. No, fai. Beh, io quando posso, ripeto, io quando posso cerco di. Allora, guarda, Evil, io cerco di abbandonarla qui, perché si può bene. Non me la fa. Non, lo so, ma non me la fa. Non me la fa. Eccola! La vedi? Vedi un po'? Assolutamente no. Mannaggia la puttana. Andiamo su. ma appoggi su. Bravo. Ah, eccola, aspetta.
appoggiata per terra, forse hai beccato la dextro giusta. Ok, l'ho appoggiata per terra. Ok, tac. Limiamo un po' la chat. Chiudiamo, che se no sembriamo il casco. Io quando posso faccio quello che posso fare. Ma lo faccio più che altro per tanti fini, GG. Tanti fini, non solo per una sorta di tanti fini, diciamo, lo faccio un po' per X motivo, per il discorso generico. Sì, sì, io lo faccio anche per me stesso. Sì. Nel senso che in primis, ecco, deve partire da te, insomma. Esatto. Poi se riesco a trasmettere qualcosa anche agli altri, ben venga. Però in primis, alle volte non do neanche troppa importanza, no? Adesso mi sono messo anche la webcam. Inizialmente non volevo, però ho detto, ma sì, vabbè, dai, mettiamo anche la webcam. E tanto così, però voglio che sia più concentrata la mia live, la voglio più concentrare proprio sul gioco, non voglio concentrare. Invece Alikos giustamente fa anche il contorno, no? Nel senso, sì, che spiegone, lore, ed è uno spasso sentirlo ogni volta, infatti. Sì, poi veramente voglio fare un complimento a Alikos. Ha una padronanza della lingua che è, ma certo, assolutamente inchioda veramente al monitor, assolutamente. E poi è di un rispetto, è di un'educazione quel ragazzo, che è assolutamente veramente. Ecco, per esempio, no, quando fa lo spiegone, cioè, usa addirittura delle volte, usa delle tecniche, sì, del signorante. Ah sì sì, assolutamente, anch'io mi sento, ha una padronanza della lingua importante, insomma. D'altronde lo fa anche di mestiere, nel senso che va in giro ha un'esperienza, insomma, un bagaglio culturale non indifferente. Io che faccio il tecnico informatico potrò essere, cioè, se mi chiedi una domanda tecnica, ecco, magari ti stupisco lì, ma nell'italiano poco, ecco, insomma. più nel dialetto forse. Aspetta, oh, aspettavi, non partì. Dove sta la mia nave? Dove sta la mia navicella? Apri davanti. Stavo a parcheggiare bene la roba. Ok, ho aperto. Chiudi tu dopo, eh? Sì. Vabbè, dai. No, Alikos c'ha il suo. Uno dei tanti motivi. Vedi, ognuno di noi poi trova. Lui porta quello. Si differenzia ovviamente dagli altri perché a quello, ed è giusto così, cioè. Sì. Per come porto io le poche live che faccio, le voglio concentrare più sull'aspetto di gameplay e più sull'aspetto org, vista come, perché voglio entrare sull'org, perché entrando a far parte dell'org gioco in questo modo, a differenza di giocarlo magari in single player, ok? Io voglio far passare questo messaggio, no? Cioè, ecco perché spesso nelle live sono assieme a Barabba, Rumo, queste persone qui, proprio perché ormai abbiamo creato un legame anche di gameplay, che non c'è neanche bisogno di parlare troppo, nel senso che talmente giochiamo, perché con loro gioco quotidianamente praticamente,
E quindi si è creato un rapporto anche di gameplay che non c'è neanche bisogno di dire sì, vado là per... No, facciamo questo? Ok, boh, parto io con la nave. Boh, cioè, abbiamo ormai ridotto tutte quelle comunicazioni, no, aggiuntive che poi ovviamente si danno poi ai nuovi arrivati. Ed è giusto così. Però quello che voglio fare, cioè il messaggio che voglio trasmettere io è... Oh cavolo, se entro a far parte della Solaris, guarda, guarda come si giocano, organizzati, precisi nel fare le cose, queste cose qui. E dopo la cacciara ci sta, nel senso che sono anch'io un Sì, cacciarone. ci sta. Però le volte è giusto anche trasmettere la professionalità, tra virgolette, ovviamente. Del gioco fatto in un'ottica. No, no, ma ci sta, ma che scherzi. Anzi, uno magari va proprio a cercare il bagaglio, quello che cerco io. Ci poniamo un E obiettivo che può essere andiamo a fare un a volte. bunker, può essere andiamo a fare una minata, può essere andiamo a fare scrap. Bon. Punto A, punto B, questo è A la partenza, B è il risultato. Se riusciamo, bene, se non riusciamo, sono bestemmie, ovviamente, perché capita. Quindi cerchiamo sempre, no, di anche con i vari problemi che Ma si certo, ma che presenteranno. scherzi. Ci stavo. Quindi così. Mitra, buongiorno. Buonanotte ormai, poi ho detto. Buonanotte, sì. Io mi sono dimenticato anch'io di salutarlo, ma ho visto il messaggio tipo 4 ore fa. Eh sì, perché stavo ascoltando. Cioè, sono prolisso anch'io No, ormai. no. Quel mona di Alico se mi ha trasmesso il virus, cosa vuoi fare? Cioè, No, vabbè, ma ci sta. Tanto, ripeto, le mie live sono giusto per. anche di informazione, è giusto Esatto, così. Attualità sul mondo di esatto, esatto. stasera, insomma, perché Esatto. ne abbiamo già abbastanza di rotture di maroni, che ne abbiamo di cronache. Uff, la vita ormai è... Stavo dicendo proprio ieri che mi è successo un fatto, vabbè. E anche lasciamo perdere, perché ne ho sempre una ogni settimana. E Lo so. dicevo proprio con sta signora, dicevo, sono arrivato a questo è proprio perché la vita non è più quella di una volta. Me ne sto rendendo conto io che sono giovane, ho 30 anni, però cioè, vuoi mettere gli anni 10 anni fa rispetto a quelli che sono ad oggi? Proprio sta diventando pesante su tutto, sull'aspetto economico, sull'aspetto quotidiano, sull'aspetto di Mentale. società, sì, mentale, della società che fa schifo. Succedono robe che veramente 20 anni fa dici. Ma che cazzo, ma dove stiamo andando? Boh, vabbè, vabbè, un cazzo, però insomma, perdonate lo sfogo, ma ci sta. Ah, ci sta. Siamo in piazza, ci sta. Ci sta, altro che se ci sta. Gigi, mi avvicino allo spazioporto per mettermi in end live. Gigi Ok. Evil, insomma. Sì. Vai Chiudo giusto la live, poi rimango comunque in vocale. tranquillo. Poi tu, Evil, con quel carico, se vuoi lascialo lì, riprendiamo stasera, non lo so. Può andarlo a vendere. Non ho visto grande quantitativo, però vedi tu. Sa che non mi piace. Ecco. Cos'è successo? No, dico in generale. Beh, sì. Meglio.
29 milioni di chilometri. È il motto ormai che viene usato tutti i giorni. Ma che ho... Ah, Gigi, te volevo chiedere a te o lo devo chiedere ad Alikos? Dica. Spesso qualcuno mi dice: guarda Andrea, non mi arriva la notifica di Twitch. Ah. Che tu vai live. Sì. Ok, allora mi dicono, non è che hai un server Discord? Allora, prima che io accenda un server Discord, devo chiedere prima a te. Sì. Poi chiederò ad Alikos. È possibile avere un faro di bot, qualcosa? Allora, premessa che purtroppo i bot qua non riesco ad aggiungerli per colpa sempre del mona di Alikos, che mi tocca dirlo, perché non gli piacciono. Non piace avere bot, infatti anche sulla sua live evita qualsiasi tipo di roba. E vabbè, quello ci può stare. E però a me non arriva la notifica. La manda lui. Cosa? La manda lui la notifica. Eh sì, lo facciamo noi manualmente. E quindi okay. Ti stavo dicendo. Allora, posso tranquillamente. Forse l'avevo già fatto. No, non l'ho fatto. Lo faccio subito. Ti aggiungo come permesso sul canale Solaris TV che puoi postare. Ah, ok. Quando vai in live. Ok, quindi condivido, vado su Twitch, condivido canale TV. Esatto, metti il titolo della live e poi metti il link sotto e metti everyone all'inizio, in modo tale che poi c'è una notifica, insomma, che viene vista da tutti, ecco. Posto. Ok? Sì. No, perché il canale, il server in cantiere è molto lontano. Ok. Molto, molto lontano. Io ti sto dando il permesso di inviare i messaggi con link e menzionare ad everyone sul canale Solaris TV. Tra poco ti chiedo di farmi la verifica se funziona. Sono ancora bravo. Devo aprire Discord. Ieri ho avuto un update, non so se a chi può interessare. Ho avuto un update che mi hanno, ad area 18 rifunzionano gli hangar, cioè il target, il marker, sì. Non so se può ritornare utile, certo. E soprattutto anche per chi ha quella fantomatica nave C1 che in realtà non va bene per un hangar piccolo. Non so se lo sai Gigi, ma la C1 negli hangar piccoli non c'entra. Arca, a meno che non entri col goniometro. Lui ti propone l'hangar lì per la C1? Lui ti propone un hangar simile a quello di una Vulture, di una Prospector. Ah, ok, non ci va perché è larga. Cioè non è che è largo l'hangar, è largo la bocca dell'hangar. Sì, sì. Scusami, è stretta la bocca dell'hangar. Capito. Calendario dell'avvento. Visto adesso. Io, siccome sono un masochista, esco dalla porta qua. Tanti non lo fanno, non capisco perché non lo fanno, ma è molto prima. Tac.
Ah, sì. Io Lo faccio non sempre. l'ho capito perché questa cosa. Ecco, sono fuori. Poi mi dicono perché è meglio la Cutlass Black che la C1? Per questo motivo che in 3 secondi apri un portellone e sei fuori. Porca troia. Porca troia. Mamma. Brutta sensazione, eh? Brutta, molto brutta, Guda. Meno male che io ho il vizio di non catapultarmi dentro gli ascensori, guarda. Meno male. Allora. Va bene. La chiudo qua, allora. Chiudo qua, vabbè, perché è meglio. Chiudo qua. Ho visto il vuoto di. Ho visto Microtech dal vuoto. Allora. Stamattina mi sono anche scordato di accendere la luce. Che brutto. Va bene. Ammazza che traffico. Aspetta un attimo, che è? Oh. Ah, ecco, non ho attivato i filtri. Italiano. Aspetta, ma ok. Chi è qua? Oh, troppa gente c'è. Allora, Stray non accetta ride sotto i 20, sotto le 20 persone, quindi per par condicio. Poi questa è un'altra storia. È un'altra storia questa. Vabbè. Stendiamo un velo. Stendiamo un velo. Un veto. Un vedo. Allora, right. Mi stai abbandonando? No, non ti sto abbandonando, sto facendo un raid. Ah, ok, stai a chiudere sulla live. Live e passo in. Rimango un vocale, Ah, e mo chi scrappa questo? ok? No, tu prendi quello che devi prendere e poi Come va? vai a vendere e ti rimane il prosciutto come premio di consolazione. E purtroppo oggi è così. Oggi è così. Però rimango un vocale, faccio compagnia. Allora, non mutante non valido. Ok, signori, grazie alla compagnia. Bella. Alla Grazie prossima. Bella. dei lurchini. Grazie alla partecipazione di Gigi e di Evil. Ciao, ciao. Ciao.